superficie delle Grugnole, dove si vola con i girocotteri. Istruttore di volo dei girocotteri, ma che cos'è un girocottero? Guardiamo un po', una macchina molto strana, sembra un ultraleggero, ma in realtà non lo è un ultraleggero. Adesso magari Paolo Di Costanzo ci spiega perché, essendo anche piccolo come un ultraleggero, ma è, a quanto pare molto molto più sicuro. Paolo, spiegaci un po', ma che cos'è un girocottero e come funziona? Allora, innanzitutto assomiglia, è vero, a un elicottero, però l'autogiro ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto all'elicottero. Insieme all'elicottero in comune hanno solamente il fatto che c'è un rotore che gira invece di un'ala fissa e che gli consente di stare nell'aria. Ma nell'autogiro il rotore è completamente libero dal motore, ossia gira per effetto del vento che lo incide da sotto in assenza di propulsione dal motore. L'unico momento in cui il rotore è collegato al motore è a terra in fase di prerotazione prima di decollare. Da quel momento in poi però l'autogiro si mantiene in aria per effetto del rotore solamente per l'aria che investe il rotore da sotto, e la spinta per avanzare gliela fornisce invece l'elica, che è collegata al motore quanto un normale aereo ad ala fissa. Qual è il vantaggio? Che nel caso deprecabile di una piantata motore, l'elicottero deve fare delle manovre piuttosto complesse per entrare in autorotazione, che è invece lo stato in cui l'autogiro ci sta sempre, comunemente. Che significa che se la quota è bassa, se la velocità non c'è sufficiente, non c'è tempo per farlo, e gli elicotteri purtroppo in quel caso lì molto spesso hanno dei gravi incidenti. Invece l'autogiro, stando sempre in autorotazione, anche nel caso di una piantata motore, plana come planerebbe un altro qualsiasi aereo, e arriva a terra oltretutto con una velocità estremamente bassa. A mio giudizio, e molti lo stanno scoprendo oggi, l'autogiro è il mezzo più semplice e più sicuro con il quale si possa andare per aria. Le sue limitazioni sono la velocità. Certamente certi aerei ultraleggeri anche volano più veloci, comunque ha una velocità di crociera intorno ai 160 km all'ora, 150-160 km all'ora, comunque rispettabile. Può volare in ogni condizione di vento, perché il vento laterale, le raffiche, i cosiddetti vuoti d'aria, la turbolenza, essendo un'ala rotante quello che lo tiene in aria, li sente pochissimo o quasi niente, per cui si vola in condizioni meteo che sarebbero estreme per un'ala fissa e che sono invece normali, anzi direi divertenti, con l'autogiro. Altro grosso vantaggio dell'autogiro, specie questo modello dell'autogiro, ma un po' tutti quanti, è la massima visibilità. Come vedete qui il pilota e anche il passeggero hanno una visione a 360 gradi, la maneggevolità, la possibilità di cambiare rapidamente direzione in presenza di un ostacolo improvviso, il fatto di risentire molto poco delle discendenze e delle ascendenze consente anche con l'autogiro di volare per esempio prossime alle montagne, nelle valli. Ma si dice che l'autogiro può volare molto basso con sicurezza, perché questo? Diciamo per due ragioni principali. Uno, come ho detto prima, che anche in una piantata motore, che è l'evento diciamo che più frequente si può, anche se è comunque raro, ma comunque più frequente che si possa verificare su un ultraleggero, in piantata motore questo mezzo non stalla. Ecco, questa è un'altra grossa caratteristica, differenza con l'ala fissa. Questo è un mezzo che proprio per sue caratteristiche non può stallare. Ma come, ossia, non può stallare? Cioè, mi stai dicendo, un aeroplano in genere quando vola troppo piano cade dall'aria, invece un autogiro no? E perché? No, l'autogiro questo non lo può fare perché la portanza glielo dà il rotore. Il rotore, fin tanto che gira, anche in assenza di motore, e fin tanto che l'aria gli entra da sotto, diciamo, lo prende da sotto, gira sempre alla stessa velocità. Quindi anche in caso di discesa, discende sempre con una buona portanza. Quindi anche se vola basso, anche se vola solo 100 a 200 piedi, butta il muso verso il basso e scende a una velocità contenuta. L'altro fattore di sicurezza che gli consente di volare basso
è che una volta che identifica il pilota un posto qualsiasi dove mettere le ruote, ci arriva a una velocità estremamente bassa, tipo 30-35 km all'ora, e si può fermare nel giro di pochi metri. Allora praticamente un aereo anche piccolo, quando deve atterrare, atterra sempre con alta velocità, diciamo 100 all'ora, giusto? Sì, tra gli 80 e i 100 km. Allora se uno deve fare un atterraggio di emergenza in un campo qualsiasi che si ritrova sotto, il campo non è mai ideale, come per esempio può essere un'aviosuperficie, per cui inevitabilmente spesso e volentieri l'aereo si capovolge perché incontra una buca, eccetera. Mentre l'autogiro, da quanto ho capito, atterrando a una velocità così bassa può atterrare su praticamente qualsiasi superficie, giusto? Praticamente qualsiasi superficie, soprattutto se si riesce a mettere controvento, diciamo che tocca a terra quasi verticalmente, quindi a questo punto anche le asperità del terreno non danno nessun fastidio. Ah, ok, adesso cominciamo a capire perché il girocottero è considerato come la rivoluzione dell'aviazione personale. Allora, esatto. Come riassunto, è una macchina che non può stallare, che può praticamente scendere verticalmente, anche se scende verticalmente scende relativamente piano, scende come un paracadute praticamente, giusto? Esatto, anche se uno non vuole atterrare, cioè uno in pratica non atterrerà mai verticalmente perché il paracadute insomma scende 3 metri al secondo, però all'ultimo momento fa una manovra di atterraggio e può atterrare nello spazio di 5 metri. Poi l'altra cosa che hai detto che è interessante è che il fatto che è ultra stabile, anche nell'aria molto turbolenta, si comporta e ha la le caratteristiche di stabilità di un elicottero. Esatto, proprio così. È per questo che dicono che il girocottero è l'unica macchina sicura che può essere volata anche dai papà e mamma che hanno figli, perché ci sono molti come noi che vogliamo volare ma che abbiamo responsabilità di famiglia e per cui ci esclude automaticamente il volo, a meno che uno non abbia veramente lo spirito di avventura e di rischio di volare sugli ultraleggeri. Il girocottero è l'unica macchina che noi abbiamo scoperto che ci permette di volare con sicurezza. Benissimo, allora non ci resta... Un'ultima parola, volevo dire sulla facilità di pilotaggio. Cioè, oltre ad essere un mezzo sicuro, è un mezzo anche facile e piacevole da pilotare. Anche in lunghe percorrenze, una volta che si raggiunge quel certo livello, viene azionato il trim. Questo è un mezzo che va dritto da solo praticamente e il pilota interviene solamente per piccole correzioni. Quindi volo, per riassumere, sicuro, economico e rilassante. Quindi cosa di meglio per girare, fare il turista, godersi il paesaggio, l'area e le bellezze che ci stanno intorno dall'alto. Ho sentito che questa è una caratteristica in particolare dei Magni Giro, cioè di questo tipo di autogiro prodotto dai Magni. Si può praticamente anche togliere le mani dal manubrio e l'autogiro va avanti da solo in linea dritta, è vero? Magni è secondo me uno dei migliori costruttori al mondo di autogiro e la qualità dei materiali che adopera e del tipo di montaggio, di assemblaggio che fa su questi autogiri lo rendono uno dei migliori e dei più sicuri al mondo, una eccellenza italiana della quale dobbiamo andare orgogliosi. Benissimo, allora non ci resta che fare una cosa, andiamo a fare un giro. Volare, a questo punto sì, sì. Certo, se no dopo tanto parlare adesso dobbiamo vedere. Sì. Allora, l'istruttore di pilota Paolo De Costanzo si è offerto gentilmente di portarmi a fare un giro. Io oggi sarò un passeggero qua dietro e farò delle riprese con questa piccola videocamera per mostrare appunto le caratteristiche che Paolo ci ha appena spiegato. A dopo. Ottimi, pronti a partire.
essere un jumbo jet. Un jumbo jet con una finestra gigantesca. Veramente bello. C'era anche un po' di turbolenza, ma francamente io non ho sentito assolutamente niente.